Ciao a tutti, io sono Frico e benvenuti sul mio canale per questa nuova serie su Diablo 4. Vediamo un po' cosa succede. Un'introduzione. Perfetto, godiamocela. Mi sono spaventato. Chissà se incontreremo qualche personaggio che abbiamo già visto. Aia, non è un bel rumore questo. Fuggite! Fuggite, fiocchi! Aia. Mai. Inutile portarselo dietro. Deve farcela. La tua luce eterna mi protegge. La tua divina saggezza mi guida. Moribondo. Tutto l'oro che vogliamo è là, dentro. No, no, io cerco solo la conoscenza. E invece loro cercano l'oro. Lo so. Ora. Spezza il sigillo. Portaci oltre quella porta. Coraggiosi però, Oh, luce, aiutami. I veli in tre discendono. In tre ti aprono la via. Il sangue mostra... Non ha senso. Sangue. Il sangue è la chiave. Non è mai una buona idea utilizzare il sangue come una chiave per aprire una porta. Subito! Andate! Io li trattengo! Andate! Allora, dice che il sangue offerto va qui. Cos'è? Uno scherzo? Lo stanno facendo. E vabbè, non che abbiano scelta. Sono inseguiti da schifi. Ah, ha funzionato! Ci sono riusciti. Dobbiamo aiutarlo! È morto ormai. Ovviamente, no. Mercenari. No. Ma in tutto questo non vi siete chiusi dentro anche voi? Vabbè, pensiero per i mercenari del futuro. I razziatori più che mercenari. Oh, vabbè, l'oro si divide meglio in tre che in quattro. Deve essere per forza nascosto qui. Leggi quello. Che male. Tre discendono, in tre ti aprono la via con il sangue degli offerenti. Ave. Potesseste essere ancora in tempo. Creatrice. Oh, per fermarvi. Ave, figlia. Oh no. No, no, no. E non parla dei soldi. Che cosa dice? Ma chi vi ha dato l'informazione che qui ci sono dei soldi? Questa è un'evocazione. Non posso pronunciarla. Bugiardo! Siamo qui per i tesori. Che posto è questo? Non lo so. Forse è un tempio. O una tomba. È un portale. Bene. È fuori uno. In tre. Questo è un barbarozzo. Aia. È la chiave.
Ho seduto? Penso sia già morta, infatti. E siamo a due. Manchi solo tu. La tua divina saggezza lo guida. Allora, stanno marchiando. Guida l'anima mia, la tua sacra luce. Quello è sangue? Abisso, anelliamo al tuo avvento. Non deve essere un bel modo per morire. In tre ti aprono la via. Con il sangue degli offerenti. Ecco la sua vera forma. Ti richiamiamo a noi. Chi sei? Vieni. Beato Agrat, la tua luce eterna mi protegge, la tua divina saggezza mi guida. Penso che tu stia per morire. Luce eterna, proteggimi, luce eterna, proteggimi, luce eterna, proteggimi, luce eterna, proteggimi. Non esiste luce qui. Sei sceso nelle tenebre per conoscere. Aia, lo sta convincendo. Sì. E tutta la conoscenza che cerchi è qui. Arrenditi. Pronuncia le parole. Tanto sei già morto, dici? Richiamala a casa. In tre discendono. In tre ti aprono la via. Con il sangue degli offerenti ti richiamiamo a noi. Ha deciso di utilizzare il suo sangue per risvegliare qualcosa. Adesso vediamo cosa stanno risvegliando, ce lo diranno. Che schifo comunque. Ave, figlia dell'odio. Creatrice. Il santuario. Ave. Ci dicono chi è? Lilith. Ah, Lilith. La prima dei demoni, teoricamente. Beata madre. Che figa però. Eccoci qua, Diablo 4. Devo scegliere il personaggio? Barbaro, negromante, incantatore, tagliagole o druida, panoramica. Druido, flessibile e resiliente, i druidi attingono al potere della natura per proteggere la vita e si possono mutare forma tra l'astuto lupo mannaro e il possente orso mannaro per combattere i nemici. Inoltre coloro che preferiscono il lancio di incantesimi possono scatenare la magia della terra e della tempesta di stanza. Necromante. Enigmatici necromanti sono custodi dell'equilibrio tra vita e la morte. Possono rianimare potenti eserciti di non morti che combattono per loro, utilizzando allo stesso tempo le letali magie d'ossa, ombra e sangue. Barbaro.
Incantatore tagliagole. Gli astuti tagliagole utilizzano tutti gli strumenti a loro disposizione per portare a termine il lavoro. I tagliagole sono agili e pieni di risorse, capaci di affrontare i nemici dalla distanza con le armi a corda. O in mischia con i pugnali, sono anche in grado di infondere nelle loro armi vari tipi di magia. Ok. Incantatore. Lo standard, diciamo. L'abbiamo già visto anche in altri giochi. I padroni degli elementi incantatori infliggono danni da freddo, fuoco e fulmine per soggiogare i nemici. E il barbaro, invece, è un possente guerriero che fa affidamento sulla forza bruta per soggiogare i nemici. I barbari possono cambiare arma durante il combattimento, scegliendo tra un potente arsenale, così da essere pronti per qualsiasi situazione. Sentivi il bonus grande. Allora, la druida mi piace parecchio, l'idea. Negromante... Sono indeciso tra questi due, negromante e druida. Però io direi druida, perché è una cosa nuova di trasformarsi. Poi eventualmente, se non ci piace, possiamo anche cambiare personaggio, andiamo negromante. Facciamo un po', vediamo. Seleziona personaggio e corporatura. Posso crearmi il personaggio? Personalizza. Ci vediamo a breve allora. Minchia. Sì. Bello questo. No, non voglio morire. Nome. Frico. Avvia la partita. Imposta le preferenze per la guida di gioco. Potrei comunque cambiarle nel menu delle opzioni. Guida aggiuntiva. Tutorial più dettagliati consigliato per i nuovi giocatori di Diablo. No. Guida ridotta al minimo solo per le nuove funzionalità. Esplora gli inferi contano solo su di te. Puoi cambiare la difficoltà in qualsiasi momento della schermata... di selezione del personaggio. Ok, solo chi appartiene allo stesso livello del mondo può formare un gruppo. Avventuriero. Cercati una sfida più impegnativa. I nemici sono più impegnativi. I nemici forniscono 20% di esperienza. No, io direi di fare il veterano. Inizia. Siamo comunque... non veterani, ma... ho giocato molto a Diablo. Veterani. Di no, mi chiede un consenti accesso, sì. Okay. Sanctuarium non fu pensata per l'umanità. Era un rifugio. Comunque non sono un veterano perché non conosco tutti i minimi particolari, però me la cavicchio. Invece divenne un nuovo campo di battaglia nell'eterno conflitto. Un gruppo segreto, gli Oradrim, tenne al sicuro i mortali. Ecco di nuovo gli Oradrim. Ma ora questo potente ordine non è che l'ombra di quel che era un tempo. E gli antichi creatori di Sanctuarium sono tornati a rivendicare l'umanità. Questa è la storia della loro caduta. Bella la grafica però, eh? Molto probabilmente me l'ha già messo in 4K, dovrò abbassarlo in almeno in 2. Ora vediamo. Che figo che sia renderizzato col mio personaggio. Per niente inquietante. Aia, abbiamo appena perso il nostro cavallo. Definitivamente penso se lo stiano mangiando. Eh sì. Dovremmo procurarcene un altro. Anche l'orecchio.
Avevano fame. L'unica cosa è chi ha fatto questo è ancora qua intorno. Si saprà proteggere? Da solo, non col mio aiuto. Figo l'effetto del sangue comunque. Io ti consiglierei di svegliarti. Abbiamo avuto una visione, ma cambia questo video? Cambia anche in base alla classe, secondo voi? Dovrò informarmi. Devo cercare un riparo migliore prima di congelare. Va bene. Dammi un secondo. E infatti. Ok. Vediamo un pochino. Posso zoomare? Posso saltare? Posso ancora farlo. Ma stai scherzando? Che figata. Quark. Abbiamo una mazza. La mappa è tutta completamente visibile. Oro, inventario, equipaggiamento, profilo, titoli, emblemi. Cos'è questo? Totem. Non ho delle abilità ancora. La strada è bloccata. Dovrebbe liberarsi dopo la tempesta. Ok, quindi dobbiamo cercare un altro luogo. Collezioni, contatti, clan, negozio, partita. Vediamo. I corvi non li posso uccidere. Prendiamoci tutto al loro possibile. Un altro Nevesk. Dappertutto. Cerca riparo nel borgo vicino. Mi ha morso. Chi ti ha morso? È un selvatico. Oi. Parliamoci. Oswen. Che sta succedendo qui? Che ti importa? Taci, Oswen. Bello che abbiano doppiato. Non penso abbiano doppiato tutto, però. Questo pazzo si è presentato. Tanta roba. E ha iniziato a causare guai. Demoni, dalle rovine. Ci uccideranno tutti. Tutti quanti. Rovine? Di che parla? So che non lo so. Significa. Vieni. Pozione curativa. Abbiamo 4. Non è più come nel terzo. Che bello. Forse è tornato un po' alle origini. Il male si sta risvegliando tra le rovine a nord. Quel povero monaco deve esserci entrato. Ok, ci stai portando a casa tua? Penso che sia un monaco della Cattedrale della Luce. Persino un scusatemi. Impazzito per ciò che ha visto. Parla con Vani. Finalmente un riparo dalla bufera. Mi dispiace, è un po' angusto. Ma va benissimo. Sempre meglio di una caverna. Esatto. Cosa puoi dirmi della gente di qui? Si è insordita un po' lo scorso inverno. Dovrai alzare la voce in sua presenza. Ok. Che posto è questo? Il nostro piccolo villaggio non è nulla di che, ma è la nostra casa. Che mi dici del monaco? Faremo il possibile per lui, anche se per ora potremmo doverlo tenere nel capanno. Ha cercato di... E allora è meglio tenerlo da un'altra parte. Il fuoco è messo bene. Tu sei? Dovrei tenerlo d'occhio un altro po' per evitare che... Devmir.
Va bene. Tovri. Se Devmir si prende troppo spazio al fuoco, dagli una spallata. Non penso che gli convenga con la mia stazza. Lenta, ah, quella che hanno detto che è diventata sorda. Isbel, armi. Tanto il totem che ho già io non ha senso comprare ora. Interagisci. Non posso parlare. Nuova consegna scorta fra 36 minuti. Bellina questa cosa. Senza offensiva, armatura e vita. Forza, intelligenza, volontà, destrezza. Va bene. Scusatemi, in effetti c'era la missione principale. Stavo andando a esplorare. Qui non è sicuro. Ci puoi proteggere da cosa c'è là fuori? Non sappiamo dove altro andare. Ci posso provare. Il male risvegliato tra le rovine è un affronto alla natura. Sistemerò io le cose. Davvero? Che figo. Oh, grazie. Livello 2. Che è pieno di abilità. Hai dei punti non spesi. Generazione spirito, sollevi la terra. Quindi le abilità le sblocchi così. Invochi una lama di vento perforante. Wow. Muti in un lupo. Vabbè. In un orso mannaro. Ok. Questo cos'è? Assegna il numero di punti di abilità per abilità. Ah, ok. Tanta roba, eh. Eccellenza a livello 50. Assegnazione abilità. Qua? Ok, sono ancora tutti bloccati. Non finché sono in città. Me l'ha messo in automatico lì, quindi? Fammi capire. Sì, ok, artigliata. Figata. E finalmente ci tolgono della vita le persone. Non come il monaco che era praticamente immortale. Bellina questa cosa dell'altra mutazione. Vediamo, entra nelle rovine. Bam. Protezione per gambe. Aia. No, 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 fermi tutti. Le pozioni cuore si possono ottenere da nemici oggetti. Vengono raccolte automaticamente se non hai aggiunto. Se non hai raggiunto la capacità massima. Quindi bam. E la recuperiamo. Stavamo dicendo: meno 13 di armatura. Quella che ho preso adesso mi dà più armatura. Quindi la mettiamo. 25 di armatura. Vediamo un po' cosa c'è qua. Che penso che questa avventura non sarà semplice come quella del monaco. Cancello della torre. Che bello, cazzo. Sale abbandonate. Guanti di cuoio. Equipaggia. Ora apriamo tutto. In realtà volevo... Ero curioso di sapere come funzionasse col controller. Dato che comunque abbiamo RBLT e RTA. Proviamoci. Magari è piacevole giocare col controller. Tanto comunque le abilità sono sempre 4. Così non avete neanche il mouse. E il salto con B. Non avete neanche il mouse in mezzo alle balle. Magari è piacevole anche da vedere.
Ho rotto tutto. Sì. Clava. E l'equipaggiamento come si vede? 20 DPS, ok. Vediamo un po' com'è. Se ci ambientiamo col controller, io direi di usare il controller. Non mi dispiace per niente. Scheletri. Aio. Sono morti tutti perché abbiamo fatto il livello. Livello 3. Abilità. La velocità d'attacco all'artiglietta aumenta del 10%. Io direi di puntare su questo. Abilità primarie consumano una risorsa per sferrare attacchi potenti. Ok. Vogliamo anche un po' di più. Ah, il rumore delle pozioni. Sono tutte porte che portano allo stesso posto? Ma io faccio male? No, non faccio male. Non posso ancora farlo. Strana questa cosa della schivata. Non lo so però se ce l'hanno tutti. Ok, questa è la fonte curativa. E la mappa la posso guardare da qua. Bellina che aveva la protezione perché aveva lo scudo. Ok. Ah sì, io li vado dietro. No. Perché si sta spaccando? Forse dopo un po' mi fanno più male? Arciere scheletrico. Non posso ancora farlo. Ouch. Ok, devo giocare in modo più safe. Non potendomi curare. Non posso ancora farlo. Guarda le balle. Non posso ancora farlo. Umbrale. Eliminiamo lui prima. Quanti d'armi? Non posso ancora farlo. Oh. E allora? Sta da bravi o cosa? Ok, siamo saliti di livello. Armatura. Meno 18 di armatura. Quanti dar messaggi. Bellini. Ora. Non posso ancora farlo. Le pozioni ce le ho tutte. Che figata. L'abilità non è pronta. Sì. Ho un punto abilità da spendere, anche tu hai ragione. Spuntone di terra. No, scusatemi. Folata travolgente, invochi una lama di vento perforante. Assalta la tempesta, l'elettricità si concentra intorno alla tua arma, infliggendo 7 di danno al bersaglio, generando una catena di fulmini, colpisce 3 nemici circostanti. Questo non è male.
Farò abbattere più nemici. Guardate un po'. Ok. Guardate la balla, attacca la distanza, eh. Questo invece spirito. Ok, si genera utilizzando delle abilità. No, ho sbagliato. Ma la posso usare anche quando... Ah no, non la posso usare solo la vita al massimo. Quindi effettivamente mi serviva. Corridoi corrotti. Felino infernale. Aio. Questi tolgono un po' di meno. Però se mi circondano è pericoloso comunque. Quindi cerchiamo di non farci ammazzare. Non c'è nulla. I sciamani sono tornati. Quelli che risvegliano i morti. Carino. Dove vai? Non c'è più lo sciamano. Ok, gli ho fatto un critico, non male. Non utilizzano lo spirito questa abilità? Generazione, lo generano lo spirito questa abilità? Sicuramente sono ancora abilità basilari. No, prima che... che porti in vita la gente, pensiamo allo sciamano. Per fortuna che ne porti in vita uno alla volta. Scarpe dell'errante. Più 13, non male. Incominciamo a proteggerci al meglio. Caduto ardente. Ovviamente lancia delle palle di fuoco. È caduto. Qua? Sono dei guanti, ma dubito che siano più forti dei miei. Ah, maledetto. No! Fermati. Infatti. Vediamo un pochino. Consumabili. Missione aspetti. Rilascia. Considera come ciarpame. Lo posso buttare anche in terra. Sicuramente se lo considera come ciarpame lo posso distruggere? Riciclare? Ci faranno vedere un po' come funziona. Tanto hanno detto che le meccaniche nuove ce le spiegano. Allora, andiamo sugli sciamani. Lo sciamano può revocare anche l'altro sciamano? Sarebbe un problema. Credo di sì. Ok. Devo abituarmi con... uno in più. Non si butta mai. Devo abituarmi coi tasti. Figo che c'è il totem comunque. Bella fonte curativa la teniamo, che magari ci può servire più avanti. Qua? Stanza della chiamata. Sacerdote decapitato. Se falle, il barone sfergia... Non posso ancora farlo.
Aio. L'hanno svecchiato abbastanza bene in realtà il gioco, eh? È diventato un po' più arcadino. Non è male. Questa cosa l'ha schivata. Cioè devi giocare un po' più tattico, non devi... Non posso ancora farlo. Aia. Qua sono le fasi. Sì, curami. Troppano. Cioè puoi tankare i colpi, però puoi anche schivare. È fantastica questa cosa. Devi giocare un po' più d'astuzia. Aio. Cioè le boss fight non sono solamente come nel terzo attacca a oltranza, che poi nel terzo noi abbiamo usato il monaco, quindi era solamente un attacca costantemente perché era mortale. Qua c'è leggermente un po' più di strategia. Proviamo ad attaccarlo però. Carina di casa. Andiamoci. Devo attendere un attimo. Belli tosti i boss, eh? In modalità. Ok. Io. Modalità difficile. Ok, sta cadendo però. Non posso ancora farlo. Lo so, mi viene da schivare. Ok. Lo stesso, anche se mi dice che non puoi farlo. Posso scappare? No, 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 no. Posso riscendere? Magari c'era roba da esplorare. Cavolo. Ascia. A due mani. Non è il nostro caso. Siamo saliti anche di livello. Devo essere al 7 per un'altra abilità, quindi... Non ho ancora preso. Puoi selezionare un solo potenziamento. Artigliata applica 4 danni da veleno. Oppure 10 per di attaccare due volte. Non è male il veleno. No, in realtà posso fare tutto. Come l'ho detto. Contenitori. Non posso ancora farlo. Qua? Vediamo, esploriamo. Sono dei guanti. Soldi. Che schifo non fanno mai. Soprattutto in questi giochi. Non posso ancora farlo. Non posso farlo. Adesso. Forziere. Un totem nuovo. Che mi dà 11 di danno in più. Di DPS. Sblocca un nuovo aspetto dopo il riciclo. Sta roba le vediamo più avanti. Ok. 13 di oro. A questo punto possiamo solamente tornare indietro. Il ritorno di un eroe. Posso ancora farlo. Ok. Sei tornato.
tu? Certo che sono tornato. Avevate dubbi? Le vecchie rovine sono libere. Il villaggio è al sicuro. Davvero? Oh, per la luce, sei un dono del cielo. Oh, mi dispiace. Non preoccuparti. Non abbiamo denaro. Beh, un pasto caldo non è male. Possiamo offrirti dello stufato, ottima compagnia e... Una bella pinta! Per togliere il sapore dello stufato? Saremmo onorati se ti unissi a noi. Al nostro salvatore! Ok. Mi hanno drogato? Bastardi. Che vogliono farmi? Io penso subito al cannibalismo ormai. Vediamo dove ci portano. Schifo. Vedi il mio cadavere e l'odio strisciava fuori dalla mia bocca. Un padre bruciava i figli su una paira e con le ceneri una madre plasmava una nuova era. Vidi deboli diventare forti, branco di agnelli divorare i lupi, lacrime di sangue su un gioiello del deserto e la via per gli inferi devastata. Poi giunse una lancia di luce che penetrò il cuore dell'odio e colui che era in catene venne liberato. Profezia di Ratma. C'è gente impiccata, gente scuoiata. Non mi piace questo posto dove vi stia portando, penso mi vogliano mangiare. E sono anche bello grasso, quindi si ciberanno di me per un po' di tempo. Per il sangue della madre, per il suo corpo, e tu... assisterai alla sua gloria prima di morire. Ok. Quindi sta corrompendo gli uomini? Non sono pronto. Ti è andata malissimo, Yosef. Stanno arrivando tutti quelli del villaggio. Alzati. Aiuto, pericoloso. Andiamoci a combattere. Eccoli, prendeteli. Che la luce ci protegga. Non mi hai visto che sono fortissimo? Anche lei gli ha spaccato la testa comunque. Tutti voi. Veleno. Arsetto di cuoio. Una buona armatura. Stannis, ma questi non li abbiamo neanche incontrati. Sono altri. Meno male. La luce.
luce. Parla con Yosef, la ricompensa di un eroe. Non un'ottima ricompensa, essere mangiato. Tu sei il folle del capanno. Pazzo, quegli eretici mi hanno drogato. Ah, sì? Sono tornato dalle rovine, proprio come te. Volevano spacciarti per pazzo. Ho cercato di entrare nella cappella, ma era chiusa e... Ok, ho vomitato quei fiori che ci hanno dato. Schifo il vomito verde. Cosa hai mangiato? Petali di sangue. Devono avermeli fatti mangiare. Un rituale blasfemo. Come l'hanno appreso? Non lo so. Forse la risposta si trova nella cappella. L'avranno tenuta chiusa per una ragione. Andiamo a sfondarla. La chiave potrebbe averla quella donna che li guidava. Cerchiamo. Quindi la chiave dal cadavere di Vani. Il cadavere di Vani è fuori, che è quello che ci ha detto che siamo come lei. Ok. Per la porta della cappella. Qua siamo già andati. E da dove siamo arrivati? Ci sei? Bello, posso regolare la camminata. Non posso farlo qui. Non posso seguire questa azione in quest'area. Non posso neanche prendere nulla? Non c'è nulla da lootare? Ok. Andiamo alla cappella allora. Può purificare questo luogo dall'oscurità. Affrettati, prepara la torcia. Tutto vero. E le bruciamo. Quello è il simbolo che abbiamo visto anche nel video iniziale. Cosa ci sta mostrando? Com'è successo? Vediamo. Che vergogna. Nostro padre vi ha indicato una via per la salvezza. Eppure deviate da essa a ogni occasione. Bevete e scommettete. Bramate e rubate. Vergogna. Ecco i petali. Il peccato è il loro diritto di nascita. Aia. Figli miei. I signori degli inferi vengono a divorare il nostro mondo. La salvezza non è nella luce, ma in voi stessi. La fede vi ha insegnato a negare i desideri del vostro cuore e vi ha resi prigionieri dentro di voi. Spezzate. Lei è d'accordo? E scoprite chi eravate destinati ad essere. Spezzate le catene e splendete nel peccato. Aia. Ah,
Ormai è troppo tardi. Che male. Vani, sono io. Ho dato alla luce tuo figlio. Ma abbastanza inquietante sta roba. Si sono risvegliati. Elias. Madre. Questo è quello che l'ha risvegliata nel video? Dirigiti alle steppe aride e continua i preparativi. Ora inizia il nostro vero operato. Oh, sei di nuovo in te. Sì, sia ringraziato. Ho avuto una visione. Che ci facevi a Nevask? A Nevask. Il sacerdote della città non mandava più le decime. Sono venuto qui per scoprire perché. Avvicinandomi al villaggio, ho sentito dell'oscurità attorno alle rovine. Sono andato a indagare. Ho trovato il corpo del sacerdote. Demoni. Ho scioccamente cercato rifugio nelle vesche e mangiato il loro cibo. Il resto lo conosco. Certo, non potevi saperlo. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio, sempre qua su Diablo 4. Ciao a tutti.